No. Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Oggi nuovo video e come vedrete dal titolo video sui miei prodotti col buco. Ho visto per la prima volta questo genere di video sul canale di Eleonora Manni e poi su tanti altri. Ho pensato che dato che ho diversi prodottini così in quelle condizioni di girarlo anch'io può essere utile per voi perché sono prodotti che ho quasi ultimato e che quindi provo da diverso tempo. Allora, parto subito perché sono diversi e non vorrei che durasse un'ora questo video. Allora, parto con un correttore che è, vedete, bucato, eccolo qua, ed è di Metra di Mulac. È il correttore della vita. Ve ne parlo da tanto tempo, se mi seguite da diverso tempo appunto, l'avrete già visto più volte sul canale. È un correttore cremoso, aranciato. Io vado a scaldarlo col polpastrello e poi lo applico dove ho bisogno. È un correttore che consiglio a tutte, in special modo alle ragazze e alle donne che hanno un contorno occhi veramente, veramente segnato, un'occhiaia marcata, pesante, perché la va a contrastare benissimo alla perfezione. Mi piace perché si stende con facilità anche con le dita, copre benissimo, un'altissima coprenza, però non mi va nelle pieghette e questo è perfetto. In più non mi va allo stesso tempo a seccare il contorno occhi. È il correttore perfetto per quanto mi riguarda, a onor del vero, però vi devo dire che io qualsiasi prodotto cremoso vado a fissarlo con una cipria, per essere certa che mi duri, tutto il giorno. E già che siamo in tema cipria, vi faccio vedere una cipria che ho bucato ed è questa di Collistar. È una cipria bianca, effetto seta. Qua c'è la sua spugnetta che non vi giro perché è sporchissima, mi vergogno, però la uso tutti i giorni perché, come vedete, è bella bucata. Io questa cipria me la tengo in borsetta per i ritocchi, specialmente quando sono fuori tutto il giorno. Io dopo pranzo ho bisogno di ritoccare la zona T sicuramente perché quasi sempre tendo a lucidarmi. Per quanto io fissi la base al mattino, però dopo diverse ore un ritocchino lo devo fare. E questa cipria è perfetta perché regala proprio un effetto pelle di porcellana, pelle setosa, non fa l'effetto cakey, l'effetto polveroso sul viso, anche perché non mi potrei portare dietro una quatermale, uno spray fissante per eliminare quell'effetto antiestetico. Non ho una borsa infinita. Con questa vado sul sicuro perché so che non mi fa quell'effetto, mi va a togliere l'effetto lucido, ma lasciandomi quella pelle setosa, non troppo gessosa, ecco, mi piace tanto. Non mi porto neanche dietro un pennello perché utilizzo direttamente la sua spugnetta e mi trovo benissimo, veramente benissimo. Questa cipria mi piace talmente tanto che io mi sono già comprata una seconda confezione da tenere di scorta. Vedete, viene con questo bello specchietto che è utilissimo appunto per i ritocchi, una spugnetta pulita e questa è la cipria con il logo Collistar qua. La definizione è proprio cipria compatta effetto seta, numerazione 9 universale. Sono 10 grammi di prodotto, un paio di 24 mesi, quindi 2 anni, figurarsi. A me piace tanto. Tra l'altro, adesso c'è il 20%, se non erro, sul sito Collistar. Dateci un occhio e spedizioni gratis, quindi niente male. Altro prodotto che ho finito e dopo questo video andrò a mettere nei terminati, è questo ombretto mono di Essence, è lo 02 Dance All Night. Anche qua l'avevo messo nei preferiti dell'anno scorso. Io l'ho acquistato a Genova questo. Allora, il packaging è cheap a dir poco, e tant'è che si è rotto quasi subito, però in effetti costa veramente pochissimo questo prodotto. Tutto sommato a me piace, si stende bene senza fare grumi, senza andare nelle pieghe e era un colorino champagne molto bello che regalava una bella luminosità allo sguardo. Io lo usavo quando andavo in università o di giorno, proprio su tutta la palpebra mobile, lo applicavo direttamente col polpastrello, lo sfumavo sempre col polpastrello e via. Una bella dose di mascara e pronti andare. Mi piaceva tantissimo.
Poi un giorno ero di fretta, avevo questo davanti sulla scrivania e ho provato a usarlo anche come illuminante. È stata una scoperta piacevolissima perché si stende con estrema facilità, si fonde benissimo al resto della base sotto e sembra proprio un effetto naturale, pelle bella luminosa, non un effetto fake. Mi piaceva tantissimo, tant'è che me lo sono mangiato. Adesso non so se lo vedete, ma rimane soltanto più il bordo, tra l'altro si è anche leggermente ossidato, quindi faccio veramente tanta fatica a prenderlo e niente, quindi lo cestinerò. Se lo ritrovassi lo riacquisterei, però perché è quel prodotto passepartout che va bene sia per gli occhi sia per il viso, costa poco, bello, a me è piaciuto e ve lo consiglio, un prodottino di Essence low cost super consigliato. Altro prodotto col buco, è inutile che ve lo stia a dire, è la Dora Ball di NYX, è una palettina che veniva con un pennellino che naturalmente ho perso dopo il primo giorno. L'ho ritirata fuori, ho iniziato a usare questo marrone scuro opaco per le sopracciglia. Mi piace tantissimo, anche oggi l'ho fatta con questa palettina, solo che adesso le mixo con questo marroncino più chiaro, sempre opaco, da quando ho schiarito un po' le punte dei capelli. E li mixo e ricreo le mie sopracciglia. Un effetto estremamente naturale, mi durano tutta la giornata e mi piace tanto. Qua c'era un colorino rosato che usavo ahimò, dell'ombretto Essence su tutta la palpebra mobile, proprio con le dita, per tutti i giorni per dare quel leggero velo di uniformità e luminosità allo sguardo. Praticamente questo è finito, ci sono solo più i bordi, ma anche qua non riesco a prenderlo bene. Mentre questi ultimi tre li ho messi in uso recentemente, ma vedrete che presto toccherò la cialda anche di questi. Sono un bianco opaco, un rosa antico e un marrone glitterato, ma questo è il meno scrivente di tutta la palette, dà proprio un velo di colore. Io li uso nella quotidianità quando sono di fretta, perché essendo poco pigmentati non rischio di fare un pasticcio, quindi mi danno giusto quel velo di colore e via. Poi uso questi per le sopracciglia e sono a posto. Naturalmente anche qua il packaging non è niente di che, ma non costa neanche tanto. È una palettina che io consiglierei sicuramente a chi inizia, perché appunto non avendo questa estrema pigmentazione permette di giocare senza fare disastri, iniziare a prendere confidenza con le polveri, con gli ombretti colorati. È una buona palettina che sto sfruttando tanto e basta. Presto sarà nel progetto smaltimento. Poi un prodotto meraviglioso a dire poco è questo illuminante di Mulac, sempre, è lo 07 Apollo, come vedete anche questo ha un bel buchino, è un illuminante meraviglioso, se riesco ve lo faccio vedere, guardate, aspettate, non si vede niente, ah sì, forse così si vede, ma ha una riflettenza pazzesca, tant'è che è un prodotto pericoloso. Perché? Allora, intanto il colore è bellissimo, è un rose gold che secondo me sta benissimo sia sugli incarnati chiari come il mio, ma anche negli incarnati olivastri più scuri. A me piace soprattutto d'estate quando quella leggera abbronzatura è meraviglioso, ma lo uso anche d'inverno quando magari realizzo look dei toni caldi. Mi piace soprattutto con blush pescati. Il problema è che essendo pigmentatissimo, è quasi metallo fuso, a me non piace l'effetto strisciata, quindi devo cercare di lavorarlo bene usando magari un pennello così molto fluffy, molto morbido, in modo da limitare un pochino la luminosità e ricreare un effetto più naturale. Naturalmente ognuno è libero di fare ciò che vuole e questo vi permette di farlo, perché se lo lavorate bene, lo sfumate bene, ottenete un effetto naturale. Se invece volete un effetto più strong, userete un pennello più di precisione, più fitto e il gioco è fatto, magari se andate a ballare o se lo usate la sera. Però è veramente un prodotto meraviglioso e per bucare un illuminante ce ne vuole. Un'altra cipria che mi sono dimenticata di mostrarvi è una delle mie preferite, un evergreen per me, è la indissolubile di Puro Bio. Sapete che io nel quotidiano amo utilizzare una base bio e questa mi piace tanto proprio per lo stesso motivo della Collistar, perché non fa un effetto polveroso, finto sul viso, ma regala un effetto molto naturale e tra l'altro a me mi tiene ben opacizzata a lungo.
Siamo sempre lì, io non posso mettere la cipria alle 7 del mattino e fino alle 10 non ritoccare la base. Almeno nella zona T un pochino a metà giornata devo ritoccarla, ma per me non è un grande problema. Questa me la sono portata avanti e indietro, tant'è che ho distrutto il packaging. Ha un bello specchio anche questa. Questa è la 03 ed è più scura perché è la cipria che ho usato quest'estate quando ero abbronzata. Adesso sto riutilizzando la 01 per tutti i giorni e questa la finirò non appena prenderò un pochino di colore. Bella, bella, bella. Non ho preso la 02 perché è un pochino troppo rosata e d'estate mi piaceva di più questa colorazione, la trovavo più adatta a me. Vi faccio vedere, ma l'avete visto nell'haul dei saldi, questa è la 01 che io ho in refill, che sto usando adesso per tutti i giorni. Comunque la cipria indissolubile di Puro Bio io ve la straconsiglio, soprattutto se appunto state cercando una buona cipria biologica con un inci verde, con un inci buono. Tra l'altro non ha neanche un prezzo esagerato. Puro Bio è reperibile sia su diversi siti online, che tra l'altro spesso fanno sconti, sia nelle bioprofumerie, la trovate sicuramente. Ultimo prodotto, sì, direi, è un fondotinta. È il Cocoa Powder Foundation di Too Faced. Io l'ho acquistato diverso tempo fa. All'interno abbiamo 11 grammi di prodotto. Io ce l'ho nella colorazione light, se non sbaglio, sì, light. E si presenta così. I packaging sono meravigliosi, come tutti quelli di Too Faced. All'interno abbiamo un bello specchio, praticissimo. Questo è il prodotto in dirittura d'arrivo. E sotto abbiamo la spugnetta strausata. Mi piace applicare questo fondo proprio con la sua spugnetta. Dopo la mia skincare routine del mattino vado ad applicare il correttore cremoso e poi sopra vado a fissare tutto con questo fondotinta. Mi piace applicato con la sua spugnetta proprio perché gli regala una buonissima coprenza. Mi tiene il viso bello opaco a lungo per diverse ore. Ho una buona coprenza, ma non fa quell'effetto mascherone finto. È una coprenza bassa che può arrivare a media, secondo me. Naturalmente è un fondotinta che consiglierei assolutamente, ma a ragazze che non hanno necessità di coprire tantissimo e soprattutto non a ragazze con la pelle secca, ma ragazze con una pelle da normale a misto grassa. Ha un buonissimo profumo di cioccolato che è inebriante. Bello, 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 bello. Mi piace quando sono in velocità per tutti i giorni. Questo fondotinta, adesso l'ho portato qua per girarvi il video, ma ce l'ho a casa di Alberto perché quando mi fermo da lui al mattino è il fondotinta che uso perché appunto non ho bisogno di pennelli o quant'altro. Uso questo, mi tiene bella opaca, mi dà quella coprenza giusta di cui necessito e mi piace veramente tanto. Prendetelo in considerazione se avete una pelle misto grassa e non avete grandi cose da coprire, perché è veramente buono, soprattutto appunto con la sua spugna. Basta. Questa era la carrellata dei prodotti bucati. Penso che presto se ne aggiungeranno altri. Io vi tengo aggiornate. Fatemi sapere se avete girato dei video come questi, linkatemeli sotto nei commenti, scrivetemi il link che io li vengo a vedere volentieri perché sono curiosa. Un bacione, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze. No.